Intanto oggi abbiamo presentato la nostra agenda sociale, una roadmap di priorità, di interventi per governare l'emergenza e costruire anche il confronto, il rapporto con il nuovo governo. Pensiamo sia necessario intanto che l'attuale governo in carica adotti immediatamente un nuovo governo per sostenere imprese, famiglie, lavoratori dipendenti e pensionati rispetto a questa escalation dell'aumento dei prezzi energetici dei beni alimentari. Abbiamo a rischio circa 1 milione di posti di lavoro e percorsi di vero impoverimento delle famiglie, con aziende che rischiano di chiudere. Ecco perché il governo deve mettere in campo risorse adeguate, sufficienti per sostenere questa fase, e serve anche una responsabilità della Unione Europea, che deve fissare subito un tetto massimo al prezzo del gas, deve tassare i profitti delle grandi multinazionali, deliberare un nuovo recovery energia per una nuova politica energetica comune, rifinanziare il fondo SURE per sostenere lavoro, ammortizzatori sociali, reddito delle persone. Rispetto alla prospettiva e al rapporto col nuovo governo, noi dobbiamo mettere in priorità il lavoro, tutelare, difendere il lavoro, renderlo, come dire, ben retribuito, ben contrattualizzato, stabile, accrescere le opportunità di lavoro per i giovani e per le donne, puntare decisamente a investimenti sulla formazione, sulle politiche attive, sulla crescita delle competenze. Dobbiamo rilanciare investimenti pubblici e privati, a cominciare da una forte accelerazione sui processi di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, sostenere il cammino delle riforme, ridurre le tasse ai lavoratori dipendenti e ai pensionati, cambiare le pensioni, costruire vere politiche di coesione sociale tra nord e sud del paese. Questo lo vogliamo fare attraverso un dialogo rinnovato, una stagione di vera partecipazione, di concertazione, costruire insieme la ripartenza del paese guardando al bene comune. Continua a salire l'indice del disagio sociale di Confcommercio, che si conferma su livelli storicamente elevati. Il Misery Index si è attestato a luglio su un valore stimato del 17,5, in aumento di un decimo di punto sul mese precedente. La decisa accelerazione dell'inflazione aveva determinato già a giugno un brusco peggioramento, dopo alcuni mesi in cui l'indicatore aveva mostrato segnali di stabilizzazione. Nell'ultima parte del 2022 e nei mesi iniziali del 2023 è presumibile che l'area del disagio sociale continui ad ampliarsi, poiché, sottolinea Confcommercio, appare improbabile un rientro a breve delle tensioni inflazionistiche. Al contempo crescono le probabilità di un peggioramento del quadro economico generale, con conseguenti effetti sul mercato del lavoro. A luglio il tasso di disoccupazione si è attestato al 7,9%, in lieve calo rispetto a giugno. Il dato è sintesi di una riduzione degli occupati e del numero di persone in cerca di lavoro. A questa evoluzione si è associata una crescita degli inattivi, 54.000 unità in più sul mese precedente. Nello scorso mese le ore autorizzate di cassa integrazione sono state oltre 30,3 milioni, a cui si sommano circa 9,8 milioni di ore per assegni erogati dai fondi di solidarietà. Ammontano 82,6 miliardi i rincari di luce e gas che, togliendo gli aiuti sin qui erogati, le famiglie e le imprese subiranno quest'anno rispetto al 2021. È quanto emerge da una stima elaborata dall'ufficio studi della CGA, secondo cui però l'incremento è destinato a diminuire grazie agli effetti dell'atteso decreto aiuti che il governo Draghi dovrebbe approvare a breve. Se in linea teorica il governo avesse a disposizione tutte le risorse necessarie per azzerare gli aumenti senza ricorrere a un nuovo indebitamento, dovrebbe per l'appunto approvare una misura da 82,6 miliardi. In realtà il nuovo decreto, proprio per non incorrere in un aumento del deficit, dovrebbe portare in dote non più di 12-13 miliardi. L'associazione di Mestre ha provato a stimare quante tasse in meno dovrebbero pagare famiglie e aziende per compensare gli aumenti delle bollette di luce e gas. Senza nuovi aiuti pareggerebbero il conto se quest'anno non versassero agli enti locali e all'erario il bollo auto, l'IMU, l'IRES e l'IRAP. Per la CGA, vista la gravità del momento, non sarebbe un'eresia ricorrere a un nuovo scostamento di bilancio, con l'assenso di Bruxelles, per almeno altri 15-20 miliardi.
La Commissione europea ha firmato accordi quadro di partenariato con 5 associazioni mondiali di enti locali, l'Associazione internazionale dei sindaci francofoni, il Forum degli enti locali del Commonwealth, il Consiglio dei comuni delle regioni d'Europa, Città e governi locali uniti e Città e governi locali uniti dell'Africa. Grazie ai 50 milioni di euro stanziati, gli accordi assisteranno gli enti locali e le rispettive associazioni nell'elaborazione di politiche per promuovere lo sviluppo sostenibile a livello locale, regionale e mondiale. I 5 accordi di partenariato sono in vigore fino al 30 aprile 2026. Riconoscono l'apporto degli enti locali e regionali all'elaborazione e all'attuazione delle politiche necessarie al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile, in particolare per rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili. Entro il 2027 l'Unione sosterrà gli enti locali nelle loro iniziative contro le disuguaglianze, con un contributo di almeno 500 milioni di euro che si aggiungeranno ai 50 milioni erogati nell'ambito dei 5 accordi. L'approvazione del DDL sulla giustizia tributaria prospetta una sanatoria per le cartelle esattoriali per i giudizi pendenti in Cassazione. Sarà possibile sanare i giudizi fino a 100.000 euro pagando il 5% quando nei precedenti due gradi di giudizio il fisco ha avuto torto. Viceversa, se ha avuto ragione in uno dei due, le cartelle che si possono sanare saranno fino a 50.000 euro e per un importo del 20% della somma. Tutto questo snellirà oltre il 50% del contenzioso tributario in Cassazione. Sul tema dell'energia le nostre idee sono state già espresse al governo. Tetto al prezzo del gas a livello europeo, se non si può fare, a livello nazionale. Secondo noi sono stati persi dei mesi importanti per non farlo. Bisogna sbloccare gli impianti di energia rinnovabili che si possono realizzare fermi a questioni burocratiche. Dedicare la quota di energie rinnovabili prodotte in Italia alla manifattura a costi amministrati, sospendere la speculazione sul mercato ETS, cioè quello dell'acquisto dei certificati verdi. Noi siamo perché i nostri aeroporti siano utilizzati al meglio, evidentemente peraltro in questa difficoltà che c'è negli aeroporti continentali di implementare il traffico, per noi quella diventa una grande opportunità di intercettare il traffico crescente che evidentemente si sposta tra continenti, quindi il passeggero che arriva in Europa può tranquillamente arrivare a Malpensa e da Malpensa creare un network europeo, quindi l'idea nostra è che il nostro sistema infrastrutturale che si riconcilia con l'ambiente possa essere diciamo un elemento importante per lo sviluppo del nostro paese in concorrenza anche con i paesi nordici. Il punto fondamentale e fondante del piano nazionale aeroporti che noi andremo a proporre comunque al governo è evidente che tema della riconciliazione dell'ambiente e il riassetto del nostro sistema su basi di reti aeroportuali. Quindi noi immaginiamo che possano esserci in Italia 13 diverse reti aeroportuali su cui evidentemente si può sviluppare una mobilità anche integrandosi con altri sistemi di mobilità, ma anche una mobilità aria-aria rispetto a quello che sarà il futuribile del trasporto aereo, quindi ad esempio anche i droni piuttosto che i piccoli aerei che da un aeroporto possono andare in un altro aeroporto o l'aeroporto strategico della singola rete. L'8 settembre la Chiesa celebra la Natività della Vergine Maria. Nella Basilica di Sant'Anna a Gerusalemme, che la tradizione identifica con la casa di Anna e Gioacchino, il luogo in cui è nata la Madonna, i francescani della custodia di Terra Santa e i padri bianchi che custodiscono questo luogo hanno celebrato la messa in onore della Vergine Maria. E la tradizione francescana fa sì che da 4 secoli noi veniamo in questo giorno in cui Maria è nata celebrare l'Eucaristia in questo luogo. Questa basilica è divisa in due parti, abbiamo celebrato nella chiesa la liturgia eucaristica e poi dopo la messa siamo scesi nella grotta dove Maria è nata proprio per venerare questo luogo della Natività.
la tradizione racconta che Gioacchino e Anna non potevano avere figli, ma sono stati benedetti da parte di Dio. Da una madre sterile è nata Maria, concepita senza peccato originale, nel cui ventre si è incarnato il Figlio di Dio. Il Vangelo apocrifo di San Giacomo narra che Maria è nata e cresciuta in questo luogo fino al compimento dei 12 anni e in seguito a Nazareth. Questa basilica, dedicata a Sant'Anna, è stata costruita al tempo dei crociati. Nel 1856 l'edificio fu donato alla Francia e nel 1878 è stato affidato alla custodia della Congregazione dei Padri Bianchi, che attualmente sono presenti qui con una comunità di 11 sacerdoti e 5 studenti da 12 paesi. Notre travail, c'est en grande partie. Il nostro lavoro è in gran parte l'accoglienza dei pellegrini che vengono da tutto il mondo e che vengono in questo luogo che è due volte santo, per la nascita di Maria, figlia dei santi Anna e Gioacchino, e anche per il grande miracolo della piscina di Betesda, che leggiamo nel capitolo 5 del Vangelo di Giovanni. Qui accogliamo i pellegrini che spesso hanno bisogno di una benedizione, a volte un semplice saluto, un sorriso o una spiegazione della basilica o di fare una preghiera. Quelquefois un simple bonjour, un sourire, quelquefois une explication sur la basilique, parfois un temps de prière. Maria è l'aurora della salvezza, l'aurora che arriverà proprio con Gesù. Quindi oggi celebriamo l'inizio dei nostri misteri legati alla nostra salvezza, ne facciamo memoria e li riattualizziamo. Il progetto Ospedali Aperti in Siria compie 5 anni. Il progetto è nato nel 2017 da un'intuizione del cardinale Mario Zenari, nunzio apostolico in Siria, ed è stato affidato alla gestione della Fondazione AVSI. Migliaia di persone povere e bisognose di cure hanno ricevuto prestazioni sanitarie gratuite grazie al coinvolgimento di 3 strutture ospedaliere cattoliche: l'ospedale italiano e l'ospedale francese di Damasco e l'ospedale Saint-Louis di Aleppo. Con un convegno a Roma nella cornice del Palazzo della Cancelleria, AVSI ha voluto fare un primo bilancio di questa esperienza, ma soprattutto ha voluto riportare in primo piano una realtà, quella siriana, ormai sparita dalle cronache. Abbiamo curato circa 80.000 persone fino ad oggi, con l'obiettivo di arrivare a 140.000 prestazioni, sempre gratuite, entro il 2024. Il progetto fino ad oggi ha raccolto 17 milioni di euro, buona parte dovuta alla campagna di raccolta fondi e altre grandi donazioni private e pubbliche. Il Vaticano ha sempre sostenuto e seguito questa iniziativa, sia sul piano economico che su quello diplomatico e del dialogo. Tutti i paesi democratici occidentali hanno ritirato l'ambasciatore. La Santa Sede, anche da questo punto di vista, ha conservato queste relazioni diplomatiche cercando di mantenere il dialogo, di dare anche qualche spinta. Ecco, io ho portato una lettera del Papa dopo che sono tornato a Damasco con la beretta cardinalizia, ecco, a ringraziare il Presidente perché avevano mandato una delegazione, ma nella lettera c'era anche qualcosa di chiaro. Ecco. Ospedali Aperti ha avuto un impatto sulla realtà siriana dal punto di vista sanitario, ma anche dal punto di vista della coesione sociale e della coesistenza tra le diverse comunità, in un paese in cui i cristiani sono il 2% della popolazione. Sono ospedali cattolici gestiti da congregazioni che erogano cure sanitarie gratuite a dei beneficiari, alla popolazione siriana povera, che è costituita per il 90% da musulmani. Quindi ha riattivato dei meccanismi di fiducia tra le diverse comunità religiose. Suora Arcangela si è collegata da Aleppo per dare la sua testimonianza. La religiosa delle Suore di San Giuseppe dell'Apparizione è in Siria da oltre 50 anni e lavora all'ospedale Saint-Louis della sua congregazione. L'ospedale, fondato nel 1905, è sempre stato operativo durante gli anni della guerra, grazie al sostegno del progetto Ospedali Aperti. Ma la situazione, dice Suora Arcangela, è sempre più disastrosa.
vanno al mercato, si guardano intorno e non arrivano a comprare. I cassonetti nelle strade sono diventati una fonte di cibo per i poveri ed è molto triste vedere il nostro personale così affamato da finire i vassoi dei malati. Nell'ultimo anno agli ospedali si sono aggiunti anche 4 dispensari che operano in zone rurali. Abbiamo anche il dispensario medico per aiutare i poveri, i pazienti, i malati di Latakia. 500 vengono, ricevono le loro medicine tutti i mesi. Dal convegno viene un forte appello a non spegnere i riflettori sulla Siria e a non abbandonare questo paese dal punto di vista degli aiuti economici, ma anche dal punto di vista umano, per ricostruire la speranza. Sono passati dei momenti difficili, momenti di paura, momenti di instabilità, ma io dico solamente Dio ci ha aiutato. Dio e anche le persone che pregano per noi. Senza la loro preghiera, senza l'aiuto di Dio, non possiamo continuare. Ci sentiamo interpellati quotidianamente a incoraggiare, a non perdere la speranza e in particolare a esortare i cristiani a rimanere nella loro terra, culla del cristianesimo. Vi preghiamo di non abbandonarci. Veniamo da anni di difficoltà che ci hanno portato finalmente oggi ad inaugurare una delle 3 residenze che abbiamo qui in Comasina. Questi dal 1 ottobre saranno 156 studenti ad abitarla, ora sono già 80, è stata inaugurata il 1 di settembre e ha appunto moltissimi spazi in comune, molto innovativi ed è molto luminosa, una residenza pronta per gli studenti affinché possano appunto studiare e vivere l'università davvero a 360 gradi, che è il mio sogno da rettore, quello cioè di fare in modo che i nostri ragazzi, oltre alla loro attività formativa di eccellenza, possano vivere però un'esperienza vera di campus, un'esperienza formativa a tutto tondo. Come diciamo sempre, Milano è la città, dopo Boston in proporzione ai propri abitanti, universitaria per eccellenza, ha quasi 200.000 studenti e Milano Bicocca, con i suoi quasi 40.000 studenti, fa la sua parte. Bisogna investire nei nostri ragazzi e soprattutto garantire a tutti coloro che ne hanno diritto per il diritto allo studio uno spazio come questo. Quindi noi continueremo a lavorare in sinergia con il Ministero, con il Comune, per arrivare a questo obiettivo. C'è la capacità di far crescere dei talenti, questo è secondo me anche genetica di questa straordinaria terra e anche tradizione, storia. Avete dei formidabili tecnici che sono veramente apprezzati non a livello nazionale ma a livello mondiale. Delle realtà che sono state non solo pioniere ma che hanno consolidato il percorso di tante discipline sportive, è chiaro che c'è un evidente problema da una parte legato alla qualità dell'impiantistica o addirittura alla mancanza di impiantistica nei contesti diciamo che dovrebbero essere più giusti, e dall'altra quello che è questo spaventoso contesto storico, congiunturale che viviamo per il caro energia. E se questo già non hanno le spalle forti, sono in grandissima difficoltà perché hanno risorse solo dalle loro scuole, pochi sponsor locali, insomma qualche meraviglioso mecenate che magari li sostiene, è molto difficile proseguire l'attività. Stiamo monitorando, sapete benissimo che il CONI non legifera, abbiamo sempre sostenuto il grido d'allarme in questo senso, soprattutto poi uno pensa alle società energivore che hanno maggiormente problemi, ma il discorso vale per tutti, perché anche chi ha un semplice campo diciamo, di allenamento, magari anche in contesti solari come questo, l'ho abituato a usarlo la sera, capite bene che tutto ha preso una piega insostenibile. Per cui io credo che si deve assestare la questione e ci sono i presupposti per continuare a fare molto bene, però non nascondo che in questo momento siamo preoccupati. È proprio una grande soddisfazione poter avere personaggi come questo nostro amico russo che è diventato campione mondiale
provenendo da un'esperienza siciliana tipica, con tutti i limiti degli impianti, con tutte le questioni economiche e sociali, ma abbiamo anche giovani incredibili. Domani premieremo un ragazzino di 15 anni che è campione mondiale juniores di taekwondo, non lo sa nessuno, si chiama Mancione, ma è uno destinato ad avere grandi, grandi successi. Questo per dire che non ci sono sporti maggiori e sporti minori, ci sono sport, e la Sicilia esprime negli sport, nelle varie discipline, quanto di meglio ci possa essere, dalla canoa al canottaggio, dal canottaggio a tanti, tanti, e infine il russo, che è veramente una gloria per tutti noi, un orgoglio. Ci siamo, sono veramente contento perché sta per iniziare un nuovo campionato, una nuova volley Soverato, una Soverato che punta lontano con i giovani, ma anche con un mix di, oltre che di entusiasmo, di esperienza. Noi oggi ne abbiamo tre ragazze, perché Pietro Mosella fa le interviste singole, ma io le intervisto tre alla volta. Emma Malinov, benvenuta, mi hanno detto che dobbiamo parlare in bergamasco. No, dai, possiamo parlare anche in italiano. E comunque un nome importante, però è qui sul campo che poi si dimostra quanto si vale. Sì, esatto, vengo da una famiglia che ha un nome importante, però mi auguro che quest'anno sia un anno di crescita, sia da un punto di vista individuale che da un punto di vista collettivo, per quanto riguarda la squadra, la società e tutti quanti. E invece ad Alessia Pomili, che è più alta, centrale, chiediamo, Soverato è sempre un posto bellissimo dove tutte si innamorano. Del mare e della gente, e quindi succederà così anche per voi? Sì, dai, io ho sempre amato il mare, ci vivo, è una gioia ritornarci. Invece a Ilenia chiediamo l'esperienza, perché i giovani volano, ma gli esperti forse danno qualche indicazione. Sì, sì, mi farà piacere trasmettere la mia esperienza di 30 anni a tutte le giovani della squadra. Di solito noi siamo calciofili, nel calcio si dice squadra giovane, corre, pedala e fa punti. Sarà così anche per il giovane Soverato? Speriamo bene, dai, sì, mi auguro che, essendo una squadra giovane, abbiamo tanto entusiasmo e tanta voglia di migliorare giorno dopo giorno, quindi speriamo di ottenere dei buoni risultati anche in fretta. E la Torsida del Soverato è famosa, i tifosi sono praticamente il settimo giocatore in campo, li avete già apprezzati? Ancora non l'abbiamo conosciuti, ma penso lo faremo presto, e è risaputo che è una curva molto importante. Ilenia, e a questo punto il giudizio su coach Chiappini, un coach che ha allenato in Finlandia, ha allenato un po' dappertutto e quindi il giusto collante per poi regalare i risultati, perché qui i tifosi se li aspettano. No, no, noi cercheremo di fare il nostro meglio, appunto è una squadra giovane, ma cercheremo di dar fastidio anche, insomma, alle squadre che quotate per vincere il campionato. Quindi anche con l'aiuto, appunto, del nostro allenatore. E allora noi dal Palascoppa lanciamo la palla ai tifosi, perché quest'anno il Soverato volerà e la piazza alla fine sarà sicuramente soddisfatta, perché i ragazzi ci mettono cuore, entusiasmo e professionalità. Oggi prepariamo un rapidissimo aperitivo dal tocco un pochino etnico, perché andiamo ad utilizzare del curry con dei fagioli borlotti, che io ho preso quelli in barattolo, quindi già pronti, è veramente velocissimo, vi faccio vedere come si prepara. Allora, ho preso dei fagioli borlotti, potete anche optare per esempio per dei cannellini o per un'altra qualità, e li ho messi in un pentolino dove ho messo a scaldare uno spicchio d'aglio intero con un filo d'olio, ho aggiunto i borlotti e ho messo delle costine di carota fresca e ho aggiunto due dita d'acqua e ho fatto cuocere 7-8 minuti, proprio per far ammorbidire la carota e per far insaporire i fagioli con l'olio e il profumo di aglio. Dopodiché, che cosa facciamo? Prendiamo questi fagioli e li andiamo a mettere all'interno di un frullatore o di un mixer o di un frullatore immersione. Ecco qui, proprio in questo modo. Aggiungiamo del curry. Io qui ho preso del curry rosso, ma potete prendere anche altre qualità. Tra l'altro il curry è anche digestivo e benefico. Mettiamo abbondate, perché insomma io lo amo molto e mi piace molto il sapore. Io metto curry generoso, diciamo un cucchiaino per un vasetto di fagioli borlotti in barattolo già pronti.
La nostra crema di fagioli è pronta. Come la servite? La potete mettere, guardate, vi faccio vedere, in una ciotola e accompagnarla con dei crostini, per esempio di pane integrale, ma anche delle chips di mais. Oppure un'altra alternativa, potete preparare delle quenelle, quindi come se fossero delle polpettine di fagioli, e accompagnarli, in questo caso non è più una ricetta vegana, anche con una tartare di gamberoni rossi oppure con del carpaccio di pesce crudo, che è molto molto gustoso. Ecco qui, vedete, è proprio molto densa ed è davvero piacevole. Prendete delle chips ed ecco il vostro aperitivo, è pronto.